Nel cuore del centro storico di Isernia, un localino, una vera bomboniera, sede dell'associazione culturale di Canè Assieme, incontriamo Concetta Saraghella, in arte Sara Cetti, una giovane brillante che nel giro di qualche anno sta facendo parlare di sé, non soltanto qui a Isernia, ma anche in campo nazionale. Che cosa è successo in passato e che cosa bolle in pentola per il futuro? Ma allora io ecco, vengo comunque da quelle che sono anche le tradizioni appunto isernine e per cui per me è stato molto importante avere questo lancio anche a livello nazionale perché comunque è importante conservare anche quelle che sono le nostre radici e la nostra storia. E principalmente io essendo una ragazza di etnia rom piace molto presentare le mie collezioni per cui ecco, intrecciarle anche in quelle che sono le mie tradizioni. Un suo vestito che ha avuto un premio importante, qual è? Sì, allora un premio importante è stato avuto ecco, tramite la nostra associazione Etticanea Assieme partecipando alla mostra per i 150 anni dell'Unità d'Italia organizzato qui dal presidio della provincia e niente, praticamente ho avuto la possibilità di presentare questo abito e all'interno di questa mostra è stato scelto dall'ex presidente Napolitano per poi esporlo al Palazzo del Vittoriano a Roma per la chiusura dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Fai parte anche di altre associazioni? Sì, vabbè, faccio parte del Museo del Viaggio di Fabrizio De André, dove comunque anche lì c'è appunto una mia creazione. Il Museo del Viaggio non è altro che un centro di documentazione dove comunque è racchiusa la cultura dell'etnia, ecco, rom e sinta. E poi anche altre associazioni, faccio parte di una rete come vicepresidente di questa rete delle donne rom che si sita a Roma e noi ecco collaboriamo molto anche per quanto riguarda l'emancipazione appunto della donna rom perché ecco spessa comunque viene comunque vista in modo non molto consono nel senso magari viene vista con pregiudizi sia all'esterno che all'interno della comunità rom. Adesso siamo proiettati verso? Adesso vabbè siamo proiettati per questa nuova collezione da presentare. Quest'ultima collezione che ho fatto è stata proprio intitolata Passion Rom, proprio dedicata a quelle che sono le mie culture, ma appunto anche per far conoscere questa bellissima tradizione del costume rom.